Cerco di essere davvero preciso nei tempi, esatto. Sono voluto intervenire per portare un punto di vista in questa bella discussione di oggi, quello del gruppo parlamentare europeo del PD. Da poco ci siamo insediati nel gruppo e saremo parlamentari europei in carica dalla prossima settimana con la prima sessione plenaria a Strasburgo. Voglio ringraziare Gianni, Barbara, i compagni di Milano che ho conosciuto anche perché, anche per la campagna elettorale molto bene per questo incontro di oggi perché mi è sembrata una riflessione davvero utile. Anch'io penso, come hanno detto alcuni interventi, che sia importante che abbia uno sbocco politico. Noi oggi siamo a 100 anni dall'inizio della prima guerra mondiale con lo sparo di Gavrilo Princip a Francesco Ferdinando e quindi dobbiamo ricordarci che quando Peppe Provenzano dice che dobbiamo praticare la politica dell'irrealtà, in effetti 100 anni fa immaginare l'Europa che abbiamo davanti oggi, un'Europa comunque unita, in pace, con tanti problemi, ma dove non ci si spara più, almeno all'interno dei nostri confini. Purtroppo i drammi dei Balcani sono di pochi anni fa e continuano in alcuni casi ai paesi, ai confini del nostro continente. Ma diciamo, era qualcosa di inimmaginabile. Allora anche un'Europa diversa da quella di ora, che appunto ci ha garantito la pace, ma non ha garantito un'uscita dalla crisi, una ripresa economica, una ripresa insomma, di un diritto anche avere una vita dignitosa davvero, ecco, si può immaginare e si può realizzare. Non dobbiamo avere paura di pensare che si possa avere un'Europa diversa da quella vista in questi anni. Noi stiamo discutendo in questi giorni gli organismi, le posizioni, avete visto anche le cose che stanno uscendo un po' sui giornali. Prima Curzio Maltese, mi permetto solo una simpatica polemica su questo, ha detto che c'è un po' un mercanteggiamento, ma in realtà io l'ho citato prima, 100 anni fa in Europa ci si ammazzava e è anche la condivisione delle responsabilità, degli incarichi, delle posizioni, delle possibilità di agire che permette invece di gestire insieme una diversità, guardate, profonda anche nel nostro gruppo politico, perché io prima di essere eletto al Parlamento europeo sono stato per 4 anni il vicepresidente dei Giovani Socialisti Europei, ho potuto toccare con mano come il tema del rapporto Nord-Sud, che prima Pepe ricordava per l'Italia, vale anche per l'Europa, anche all'interno della nostra famiglia politica. L'analisi della crisi, le priorità poste al centro dell'agenda politica sono diverse se si guardano dalla Finlandia o da Malta e dall'Italia. Io l'ho visto concretamente, abbiamo fatto un documento di contrattazione negoziale con il candidato a presidente della Commissione che ci avrebbe proposto il Consiglio europeo, che poi sarà Juncker, in cui per esempio il tema dell'immigrazione e il tema dell'allungamento dei tempi nel rientro dal debito, nel medio termine completa ridiscussione del patto di stabilità e crescita, ecco, era del tutto assente nella prima bozza fatta da alcuni dei nostri partiti fratelli. Il PD e la nostra delegazione l'ha corretta, ha inserito i temi che sono anche le nostre priorità come paesi mediterranei. Credo che questo sia un grande tema, quello di ricostruire una sensibilità della sinistra mediterranea unita, un lavoro comune per riporre alcune delle nostre priorità. Noi che abbiamo, appunto, ora non c'è tempo, Fassina che era qui prima ha scritto tante cose importanti su questo, cioè sull'analisi diversa che noi facciamo della crisi, della diversa importanza del tema del debito rispetto agli squilibri commerciali, rispetto ai problemi della crescita. Ora non c'è il tempo, ma credo che sia davvero un tema che rimarrà centrale. Stringo e concludo su questo fatto. Juncker non è una scelta ottima, noi dovremmo votare un candidato a presidente della Commissione, un presidente della Commissione che non è nostro, ma almeno abbiamo rispettato una indicazione, quella di indicare dei candidati che abbiamo fatto come partiti europei e avremo un Presidente della Commissione che è nato da questo tipo di processo democratico. Io non credo che gli elettori del PD e del PSE abbiano votato pensando di votare anche per Schulz. Bisogna essere realistici. Il 90% degli elettori non hanno votato pensando a questo. Ma io lo guardo in prospettiva. Non umiliare ora il Parlamento europeo e dargli la forza emancipativa che gli dà questa scelta di rispettare il percorso democratico che abbiamo fatto per contrastare l'idea che siano solo i governi e sia solo la Merkel in qualche modo
qualche caso, perché lei ha usato toni su questo anche molto arroganti in questi giorni. Ecco, questo processo emancipativo del Parlamento europeo, che, su cui abbiamo messo un punto con questa scelta di indicare Juncker, che era uno dei candidati degli indicati dai partiti, beh, credo che possa solo portare frutti positivi e ulteriori in futuro. Io insieme ad altri rifonderò il gruppo Spinelli al Parlamento europeo, che è stato un gruppo che negli anni, ispirandosi a Spinelli, ha portato avanti l'idea di far ripartire la convenzione costituente, di modificare i trattati. Io credo che questo sia il momento anche per noi come Italia di giocare un ruolo centrale in questo, in quanto abbiamo ottenuto anche un'attenzione, oltre che un risultato politico che vi assicuro è sulla bocca un po' di tutti là al Parlamento europeo. Concludo davvero su un punto, cioè quello che mi ha colpito dell'un intervento precedente, quello di Giorgis, che ha citato la questione del finanziamento della politica. Diciamo, in Europa nessuno mette in dubbio che la politica debba essere finanziata per poter fare, per le motivi che sono stati detti prima, per cui nella situazione che noi viviamo è più il finanziamento privato quello che andrebbe vietato in certe forme. Ma io devo anche dire che proprio la passione per l'Europa, che mi ha portato poi a un percorso politico e poi a essere candidato al Parlamento europeo, mi è nata perché c'erano dei soggetti, ci sono stati finora e bisogna sperare che ci siano ancora, soggetti politici organizzati, come per esempio la sinistra giovanile, di cui è stato segretario nazionale Stefano, che vedo lì alla presidenza, che mi aveva permesso tanti anni fa di andare, anche Gianni, esatto. Sì. Gianni era della FIGC. È vero, Gianni il primo, l'ho ricordato anche in campagna elettorale, lui se lo ricorda, abbiamo fatto un'iniziativa insieme in cui... E concludo dicendo che proprio è stata la sinistra giovanile, i partiti organizzati a permettermi da giovanissimo studente delle scuole superiori di andare al Parlamento europeo e incontrare i parlamentari europei e scoprire appunto che c'era un italiano, Altiero Spinelli, a cui è intitolato l'edificio principale del Parlamento europeo, perché l'Italia è stata grande in Europa e può svolgere ancora ora una funzione importante, ma davvero solo se riusciamo a mantenere una democrazia dei soggetti collettivi organizzati che possa permettere ad altri dopo di me di appassionarsi alla politica, appassionarsi alla voglia di cambiare le cose, come penso e come ho detto all'inizio possiamo davvero fare ora anche in Europa per dare un futuro in primis alla mia generazione, che è stato ricordato è attanagliata da problemi molto gravi a partire dalla elevatissima disoccupazione giovanile che colpisce il nostro paese e non solo, e su cui dobbiamo davvero impegnarci tutti insieme. Grazie.